Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Drums. Nel video di oggi forse potrei anche non parlare perché la batteria che ho alle mie spalle parla da sola, ma ho deciso comunque di non stare zitto e spiegarvi tutto quanto. A parte gli scherzi, come potete vedere mi è arrivata questa batteria da strumentimusicali.net, che è una batteria pazzesca. Vi voglio spiegare un po' di cose, come funziona eccetera, e soprattutto perché l'ho scelta. L'altro giorno ero lì tranquillo col mio computer che stavo girando sul sito di strumentimusicali.net e ho deciso di costruirmi una batteria completa. Quindi ho scelto la batteria, ho scelto il rullante, ho scelto i piatti, tutto quanto, e quindi oggi vi voglio spiegare come l'ho costruita, il perché l'ho costruita in questo modo, il perché ho deciso di prendere questa, e basta, vi dico un bel po' di cose oggi. Sono veramente felice di fare questo video, ma bando alle ciance, partiamo con la sigla e poi ve la faccio vedere, sentire, vi spiego tutto quanto. Sigla! Ok, molto bene, adesso posso dirvi il perché ho deciso di acquistare questa batteria su strumentimusicali.net. Perché, allora, l'altro giorno, quando appunto stavo girando sul sito di strumentimusicali.net per vedere i prodotti, eccetera, mi sono imbattuto su Pearl devo dire che il catalogo sul sito di Pearl è vastissimo, quindi qui sotto in descrizione vi lascio poi il catalogo completo per andare a vedere tutte le batterie che ci sono. Quando ho visto questa, però, mi ha un po' ricordato, tra virgolette, l'infanzia, perché quando ho deciso di acquistare una batteria seria, cioè la mia seconda batteria, la mia prima batteria era una Century un po' marcia, nel senso che costava poco ma valeva anche poco, quando ho deciso di comprare una batteria più seria, ho deciso in realtà di prendere proprio questa qua, non con la stessa colorazione, ma comunque una batteria completamente in acero. L'ho vista, ho visto il colore che ai miei tempi non c'era, e ho detto ok, devo assolutamente provare questa batteria per vedere se ci sono stati cambiamenti, come funziona, se è meglio, se è peggio, eccetera eccetera eccetera. Quindi oggi vi parlo completamente di questa batteria, del rullante che ho scelto, perché poi ho preso anche un rullante, ho preso anche dei piatti, quindi vi dico tutto quanto. Allora, partiamo con calma. Questa è una batteria con cassa, partiamo dai fusti ovviamente. Allora, questa è una batteria con cassa da 22x18, tom da 10x7, 12x8 e i due timpani da 14x12 e 16x14. Completamente in acero, ogni pezzo della batteria sono 6 strati in maple, quindi in acero, che formano 5,2 mm di spessore. Allora, partendo dalla cassa, la cassa Pearl è sempre una garanzia, diciamo, nel senso che la cassa Pearl sarà anche dato dal fatto che l'acero dona molto attacco e molta corposità, ma è proprio questa la figata della cassa e poi anche dei tom che vi dirò dopo. Ma cassa con molto attacco, ha molta botta, ma piena di basse come piace a noi batteristi. Quindi tanto corpo e tanto attacco. Vi faccio sentire il brano che avete sentito prima, ma tolgo tutto, quindi tolgo il brano, tolgo tutti i microfoni, lasciando solo il microfono della cassa. Sentite qua.
Quindi cassa sicuramente approvata per quanto riguarda Tom e Timpani. È molto simile il ragionamento, nel senso che hanno veramente tanto attacco e soprattutto la cosa che mi piace è che non rompono troppo le scatole dopo averli suonati. Cosa vuol dire? Vuol dire che il release del suono, cioè il ton, questo qua, a qualsiasi accordatura, devo dire, è abbastanza contenuto. Quindi anche nel momento in cui la dobbiamo portare live, eccetera, sicuramente tutti i fonici ci vorranno bene, perché abbiamo dei tamburi, dei tom con molto attacco, quindi che si sentono e danno una nota fissa subito, e poi però hanno un decadimento abbastanza veloce, quindi sicuramente ottimi. In più il fatto che ci siano montate sopra le pelli pinstripe, che devo dire avevo lasciato accantonato un po' le pinstripe, ultimamente le ho provate un po' e mi piacciono tantissimo, forse mi piacciono anche di più dell'Emperor, ma questa batteria con le pinstripe ha una potenza che veramente è difficile da trovare nelle batterie in generale, perché è veramente tanto tanto potente, tanto attacco, quindi perfetta per suonare generi come rock, pop, super versatile devo dire, rock, pop, funk, metal anche volendo, anzi volendo, si suona tranquillamente il metal con questa batteria, quindi si può suonare in tanti generi. Vabbè raga, ovviamente se fate jazz no, soprattutto con queste pelli. Allora, se fate jazz e gli cambiate le pelli potrebbe funzionare. Jazz con le pinstripe assolutamente no. Però se gli cambiate le pelli con delle ambassador, magari clear, monostrato, eccetera, potrebbe funzionare molto molto molto. Unica pecca, ragazzi, che qui è uguale a 10 anni fa, quindi voglio dirlo e voglio fare questo appello a Pearl, due cose in realtà per quanto riguarda l'hardware. Mi piacerebbe tanto che Pearl facesse, per prima cosa, mettesse l'hardware dei tom all'interno della batteria quando lo acquistiamo, perché l'hardware, non sto parlando di aste piatto, sto parlando solamente di questi blocchetti qua che sorreggono i tom, questi sono a parte. E poi l'altra cosa è la questione palline, cioè il fatto di avere questa tipologia di clamp, ma si vede dove sì, questa tipologia di clamp nel momento in cui la monti rimane lì a vita, cioè puoi lasciarla a 100 anni e non si muove di un millimetro. Ma se avessimo la pallina per modificare il tom, forse sarebbe un po' più comodo. Però detto questa è una cosa giusto così per dire, per trovare qualcosa di male a questa batteria che non sono riuscito a trovare, quindi proprio per aggrapparmi un po' agli specchi. Passiamo al rullante però adesso, perché il rullante non è compreso nella batteria, ma ho detto, allora, facciamo il contrario, cioè batteria l'ho presa perché ai tempi mi ero acquistato quella batteria e volevo riprovarla, rullante acquistiamone uno che non ho mai provato. Quindi rimanendo su Pearl ho deciso di acquistare il Sensitone di Pearl, che più che altro perché i rullanti Pearl non li ho mai provati più di tanto bene, soprattutto sul canale ho provato qualcosa export, ma comunque rullanti di fascia più alta non ne ho mai provati. Questo è un rullante completamente in alluminio senza saldature da 14x6,5, quindi un bel rullantone potente con cerchi super up.
come avete sentito, in realtà il perché ho acquistato questo rullante è per due motivi. Uno perché, anzi per tre motivi in realtà. Uno perché ho visto le dimensioni e a me i rullanti belli alti, belli potenti piacciono. Quindi 14x6,5 ho detto ok, mi piace. Secondo, alluminio, volevo un rullante abbastanza versatile. So che l'alluminio è uno dei metalli, se non il metallo più versatile, e devo dire che poi si sposa molto bene con questa batteria, sia come colore, devo dire, perché non mi dispiace per niente, sia proprio come suono, cioè alla fine l'ho accordato bello alto e mi piace molto. E in realtà però la cosa che più mi ha fatto acquistare questo rullante è stato il nome, nel senso, detto Sensitone significa che probabilmente è molto sensibile, quindi acquistiamolo perché voglio vedere se veramente è così sensibile. In pratica il giochino è molto semplice, ma è stato proprio questo qua. E con le Ghost devo dire che si comporta bene perché è super sensibile effettivamente. Quindi sensibile in ogni punto del rullante, sia in centro sia di lato eccetera, molto molto sensibile, ma nel momento in cui poi c'è da menare, mena di brutto e lascia tutti un po' a bocca aperta. Molto bello come rullante, molto 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 bello. Infine, per quanto riguarda invece i piatti, ho deciso di andare su un set di piatti, non prenderli singoli, anche perché in generale il consiglio che vi do è: se dovete comprare un po' di piatti, andate sui set perché risparmiate, per prima cosa. Per seconda cosa, avete un suono certo. Che cosa vuol dire? Che quando acquistiamo piatti singolarmente, o sappiamo che li prendiamo tutti dello stesso modello, eccetera, quindi siamo tranquilli, oppure metterli insieme con modelli diversi, marche diverse, eccetera, non è così semplice. Trovarli tutti dello stesso modello, il set che vogliamo, prendendoli singolarmente, non è così semplice. Se prendiamo il set, come ho fatto io in questo caso, siamo facilitati, perché il suono sicuramente, i piatti tra di loro comunicheranno molto bene, e anche come grandezze avremo delle grandezze che riusciamo a suonare in maniera corretta, non ci troviamo con un crash da 16 e l'altro da 22. In questo caso ho preso un set a custom di Zildjian con Charleston da 14, crash da 16, crash da 18 e ride da 20. Ride un po' più piccolino, ho voluto fare questa sperimentazione, questo esperimento. Allora, in realtà ho preso questo kit per continuare, diciamo, il filone di attacco e poca release, nel senso la batteria e anche il rullante hanno tanto attacco e non rompono le scatole. Ho detto ok, prendiamo un set che abbia tanto attacco e non rompa le scatole, perché teoricamente dovrebbe funzionare con questa batteria. Effettivamente è molto esplosivo il tutto, batteria e piatti insieme, senza andare troppo avanti col suono. Anche in questo caso, psh, e poi finiscono. Questo mi piace di questo set. Charleston da 14, bello brillante, devo dire, molto attaccoso, che va bene soprattutto se dovete suonare i generi in cui l'attacco serve tanto, come ad esempio nel pop o come ad esempio nella dance. Se voi aveste un gruppo dance o funk, funzionerebbe benissimo questo, funziona benissimo questo crash. No, questo Charleston. I crash 16-18, allora, in linea di principio il crash da 16 non mi fa impazzire perché lo vedo un po' piccolino, però non ho ancora capito se in realtà sia una cosa mentale mia, che dico crash da 16 no buono, crash da 18 buono, oppure no, perché in realtà poi se li sentiamo, allora se lo sento da solo il crash da 16 effettivamente dico forse non mi fa impazzire, ma se lo sento insieme al 18 e li suono tutti e due, in realtà poi la combo mi piace. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi come principio siete come me e volete i piatti un pochettino più grandi oppure no, oppure ditemi cosa ne pensate in generale di questi crash da 16 e 18 suonati insieme.
Infine, Ride, anche qua, un po' per principio, ma l'ho comprato anche un po' per cercare di togliermi questo principio del Ride da 22, ho preso un Ride da 20 che mi piace. Mi piace, devo dire che mi piace perché l'intonazione è un po' più alta e è un suono diverso dal solito, perché il mio orecchio è abituato a sentire dei Ride da 22 che poi possono essere più scuri, più chiari, eccetera, eccetera, ma dei Ride da 20 non è abituato a sentirli, i Ride da 20. Quindi ho provato a comprarlo appunto per dire vediamo come si comporta, e questa cosa di avere l'intonazione un po' più alta non mi dispiace, perché gli dà ancora un po' più di attacco, lo fa sentire ancora un po' più nel mix, soprattutto quando suoniamo la campana. La crashabilità non è un Ride da crashare troppo, ma comunque non si comporta per niente male se dobbiamo dare una crashata forte magari in un punto del brano. Quindi sai che c'è? Questo Ride da 20 e in generale questo set a custom non mi è dispiaciuto per niente. È stata un po' una prova, soprattutto per quanto riguarda le misure, ma mi è piaciuto. Quindi ragazzi, con questo posso finire il video. Sono veramente felice di aver fatto questo video diverso dal solito, perché ragazzi, sono felice perché ho riprovato la mia batteria che avevo comprato ai tempi, ovviamente non l'ho venduta, ce l'ho ancora, però volevo provarla nuova per appunto, come vi ho detto, capire le differenze. In realtà ragazzi, suona sempre da paura questa batteria, devo dire che suona sempre da paura. Peccato quando l'ho comprata che questo colore non c'era, almeno credo. Mi piace molto il colore della mia batteria, perché è sul rosso, arancione, eccetera, sfumato. Già ai tempi mi aveva abbastanza stuzzicato, finché avevo detto ok, prendo quella lì. Però questa, che non l'ho detto, ma è il come finitura è Ice Blue Oyster, bellissima, veramente bellissima. Poi a video credo che renderà un bel po', sto registrando il video quindi non l'ho ancora montato, non ho ancora potuto vederlo, ma credo renderà un bel po'. Quindi ragazzi, con questo finisco qua il video. Voglio ringraziare ancora tantissimo strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di fare questo video, di acquistare questa batteria, questo set di piatti, questo rullante, tutto quanto, e come al solito dirmi ok, prova quello che vuoi e ti arriva a casa. Quindi grazie mille veramente strumentimusicali.net. Potremmo farlo, adesso che mi viene in mente in realtà, potremmo farlo anche con voi iscritti a questo canale. Pensiamoci, però magari potreste fare un carrello voi su strumentimusicali.net. Poi io ne scelgo uno di quelli che avete deciso. Fare un carrello significa mettere una batteria, un rullante, dei piatti, eccetera, e poi mandarmi il codice del carrello su strumentimusicali.net. Io scelgo uno dei vostri carrelli e lo provo qui sul canale. Secondo me potrebbe non essere male come idea, ma vedremo, capiamo un attimino. E voi incominciate a scrivermi qui sotto nei commenti se è un'idea che vi potrebbe piacere, quella di costruire una batteria sul sito e poi sentirla qui sul canale. Comunque grazie mille quindi ancora a strumentimusicali.net. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram e Facebook. Vabbè, questo non lo dicevo da una vita, però mi è venuto così come vabbè, fa niente. Andate sul mio sito più che altro, gastrodrums.it, dove trovate tutti i miei corsi, se vi piace il mio modo di spiegare, eccetera, eccetera. Grazie ancora a strumentimusicali.net. Lo ringrazio perché sono troppo felice di questo video. Sono veramente felice. Vabbè, basta. È già durato troppo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!